Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con la nostra rubrica Happy Gamer. Qui è il vostro Felice e come potete vedere siamo tornati su Ion. E infatti ad accoglierci è qui la nostra bellissima Shana, anzi Shana. Se ricordate, nello scorso episodio eravamo arrivati in questa... siamo andati a parlare con l'alberonzolo, si chiamava Daminu, quello della foresta di Daminu o Daminu, e ci aveva condotti in questa strana dimensione... che si chiamava Torre di... eccola qua, Torre di Afira o Afira, Obelisco di Afira, dove dobbiamo recuperare i nostri ricordi. Vedete, oh, Lady Shana è qui, oh, Lady Shana, che era il titolo anche dello scorso video. Non so bene cosa dobbiamo fare. Vedete, mi hanno cambiato anche di vestiti, sono più carina, sono più accogliente. E beh, penso dovremmo parlare con questa. Leggo un attimo per capire anche cosa sta succedendo. Allora, finalmente è qui, dobbiamo riconquistare... i Balaur hanno conquistato Karamatis, dobbiamo riconquistarla subito, come se la legione non bastasse, gli arconti asmodiani bloccano Karamatis. Noi ci occupiamo degli asmodiani, voi dovete andare a Karamatis e sconfiggere i Balaur. Ok. Oh, lascia... oh, ma abbiamo le ali! Quanto siamo belle! Sta facendo tutto lei, io non sto muovendo niente. Ma guardate quanto siamo... vola, va. Karamatis, ok, è questo. Sì, stai facendo il giro panoramico. Qua c'è gente che combatte. Ma stai girando intorno. Guarda dove siamo arrivati. Ah, ok, devi farmi vedere il panorama. Ok, eccoci qua. Parlate con Daminu. Ok. Scusa. Scusa, cosa avrei fatto esattamente per... Benvenuto. Fate rapporto a Callio. Va bene, cioè, per carità, non mi offendo, però... Callio. Callio qua, ok. Aspettavo sinceramente una quest, qualcosa da combattere. Che senso aveva? Però vabbè, insomma, ragazzi, il gioco dice così, noi obbediamo. Pensavo avessimo dovuto combattere. Boh, vabbè. Torniamo da Callio, magari ci spiegherà qualcosa. Non capisco come solo quei 2 secondi salti buggati. Come quei 2 secondi avessero potuto farci recuperare la memoria. Riprendiamo la nostra routine di passeggiate per parlare con una persona, a riferire ogni cosa da una persona all'altra. Speravo che stesse per iniziare un dungeon o qualcosa. Vabbè. Ci spiega niente di aggiuntivo qua. No. Allora, Callio. Callio era da queste parti. Sì, ci stiamo avvicinando. È all'accampamento solito. C'è un po' avanti e indietro, ragazzi. Perché mi aspettavo già verso... verso questa zona, diciamo, di gioco. Insomma, ho proseguito già un po'. Siamo già quasi a 3-4 ore di gioco. Che le cose si movimentassero un po'. Speriamo che sia la volta buona. Voi, Deva, che seguite il senso della luce. Allora, Lord Damino mi ha mostrato una parte del mio passato. Sì, che è durata 30 secondi. Mi chiedo cosa abbiano visto in voi questi elim. Ora non c'è tempo. Ok, ricompense standard. Ok, ricompensa aggiuntiva. Ma un attimo che qua devo capire. Pugnale del mercenario di Callio è quello che ci vuole dare. Che è questo, e fa danni 22-26, che è molto di più di quello che abbiamo attualmente. Questa non è roba che serve a noi. Beh, direi che opteremo per questo. Ok, abbiamo il titolo amante degli alberi, adesso sì che... Ok, a quanto pare non ha altre missioni per noi. Voi, Deva, che seguite il senso della luce.
Vi auguro la gloria di poeta. Va bene. Allora, equipaggiamo subito la nostra nuova arma, sempre se riesco a capire. Aspettate, ragazzi, c'era un modo più... Com'è che si apriva la schermata del mio personaggio? Un attimo. Menu. Forse era questa. Esatto, vedete, così da qua vedo esattamente gli oggetti. Allora, abbiamo un ponere di mercenari 19-21. Ah, ok, sono uguali. Mentre quello che abbiamo appena ottenuto è questo. Ah, che è anche un pelino diverso alla forma. Non... Stai ferma, Shana. Però, insomma, vabbè, meglio di niente. Altre cose importanti da equipaggiare. Questo qua non ci dovrebbe servire più. Altre cose importanti da equipaggiare non ne abbiamo. Incontratevi con Tula. Vediamo un po' dov'è. Incontratevi con Tula. Devi spostare la mappa. Allora, Tula. Dov'è Tula? Ah, qua. Ah, quindi possiamo prendere la via traversa. Non dovrei avere skill forse ad acquistare a livello 8. Andiamo a dare una rapida occhiata prima di proseguire. Vi darò dei buoni consigli. Allora, hai già preso questa abilità. Livello 1, livello 1. Ce le abbiamo già tutte? Ok, a quanto pare. Ah, disponibile a livello 9. A livello 9, livello 7. Ma ce l'abbiamo già, vero? No? Questa ce l'abbiamo, questa no. Compra. Ok. Applicatevi. Perfetto. Vediamo un po'. Taglie dell'anima. Infligge all'obiettivo. Infligge all'obiettivo danni fisici. Come abilità di livello 2, lama rapida, che è questa, giusto? Ah, ok, quindi possiamo fare una combo. Beh, non serve doverla mettere. Possiamo farla in combo, quindi non serve metterla nel comando rapido. Bene, qui non abbiamo ulteriori missioni. Perciò torniamo all'avamposto e andiamo a parlare con Tula. Sperando che per Dio succeda qualcosa in questo gioco. In allora, che è nell'unica dove possiamo andare. Buon viaggio. Facciamoci un altro tour. Sta parte, ovviamente, come avete ormai già notato ampiamente, non si può saltare. Quindi dobbiamo tenercela così com'è. Questo gioco ama tantissimo i giri panoramici, vedo. Contento lui. Musica orientale. Gira, gira. Ok, Tula dovrebbe essere qua. La vediamo già dall'alto? No. Però sarà qua. Ho fiducia che Tula sia qua. Infatti, eccola qua. Ah, è un maschio. Questi nomi ambigui. Allora. Oddio, quante missioni. Prendiamo quella principale. Quindi i coboldi stanno lavorando l'odium e dietro di loro si nascondono bla bla bla. I Balor lo sapevano e per questo decisero... Ok. Concentriamoci su questa minaccia immediata. Facciamo in modo che questi coboldi non possano estrarre l'etere. Vi è un calderone enorme nella miniera di Kabar. I coboldi lo sorvegliano giorno e notte. Sicuramente vi raffinano l'odium. Basta. È stato appassionante. Tuffatevi nelle terre cobolde. Hai rubato un campione della sostanza contenuta nel calderone. Portate la Pernos sulla strada delle spore fungine. Ok. Però se non ricordo, quella zona lì era abbastanza tosta. Quindi direi prima bene. Facciamo altre missioni. Ah, prendiamo questa. I warg grigi. Zero su 9. State bene? Prendiamole tutte. Sapete come si sa il minerale di ferro? Me ne ricordo recentemente un po'. C'è un esploratore dei mercenari, un giovane chiamato Po, attualmente stanziato a est della miniera. Ho sentito che è un eccellente, costruisce oggetti particolari.
Allora, questo è sufficiente di minerale di ferro. L'unico modo è ottenere e estrarlo dalla miniera di Timoli e dalle miniere di Kabara. E da Rudery Kral durante le operazioni. Ok. Fate del vostro meglio. Anche tu hai missioni. Adesso poi scegliamo anche quali fare. Cosa che ce posso troppo. Fare per voi? Ero di pattuglia sulla strada quando ho notato che il filo si era rotto. Che questo ha perso roba. Credo che i lucenti testa tenaglia abbiano mangiato le ultime tre. Ok, quindi dovremmo uccidere roba. Ok. Perfetto. Affrettatevi! Cosa posso fare? Affrettatevi! Ok. Possiamo permettere che la forza di Davinu cada in mano loro. Andate nella miniera di Kabara e sistemate i Dukaki. Ok, siamo pieni di missioni. Facciamo un attimo. Facciamo un attimo la mente locale. Allora, questa cos'è? Andate alla miniera di Kabara e cercate le tracce di tutti. Allora, questa ce l'abbiamo già, dobbiamo solo consegnarla, quindi la mettiamo un attimo da parte. Questa qua, sempre miniera di Kabara. Ok, allora facciamo così, facciamo questa, che è livello 6. Sono in ordine crescente, sì, la facciamo prima. Queste qua. Questa. Questa. Queste tre, facciamo prima queste tre, va. Poi pensiamo alle altre. Allora, consegna di abiti a perno, se avevo detto di toglierla però. Ma niente, me la lascia lì. Allora, i warg, questi warg esattamente dove sono? Sono in questa zona. E andiamo a cercare i warg. Eliminati i warg grigio che puntano alle provviste. Ok, chiuditi, ok. Ehi. Non mi deve attaccare, signore. E con la nuova combo, GG. Mega combo ormai qua. Ok. Soldi, non si dice mai di no. Noi però cercavamo di grazie i warg. Siamo sicuri che sia in questa zona? Sì, siamo sicuri. Ok, vorrei evitare di fare scontri super... Eccoli qua. Ah, ma sono i lupetti, insomma. Zompasciana. Vediamo se riusciamo a prenderli da dietro qualcuno, tipo questo. Oh, mi ha shottato. Dobbiamo ucciderne ben 9. Con tutte le nostre magiche combo. Mamma mia. Cominciamo a fare dei danni accettabili. Altri warg. Ma ce ne quanti ne vogliamo. Tre. Soldi. No, che guida. Sbagliato. Chiudi. Warg, lì ce n'è uno. Addirittura due insieme. Attacca. Attacca, Shana. Non farti accoppare, please. Ok. Pozza. Siamo a 5. Quando attaccano in più di uno comincia a diventare... Dite che sono respawnati magari qui intorno. Sì. Ok.
vedete qualcuno in giro, ehi mela. Qua. Le missioni noiosissime. Gli ultimi due, uno è qua. Dai, l'ultimo, please. A posto. Questo è andato. Poi questa qua invece penso che sia in una zona un po' più losca, infatti. Questa è in una zona più losca. Andiamo a consegnare questa qua che abbiamo appena fatto e poi proviamo ad andare là nella zona losca, ma l'ultima volta che ci siamo andati non è stato un affarone, non ti imbellinare. Penso che ci hanno fatto la festa l'ultima volta. Di qua, questa parte. Dovrei almeno arrivare a livello 9 prima di proseguire. Oh, cazzo, si è girata la videocamera. State bene? Sai, allora, ok. Perfetto. Adesso. Eh sì, qua sempre di miniere di Kabara si parla. Ok, proviamo, ragazzi. Bisogna andare di qua. In ogni caso, ok, di lì si va da più avanti. Questa qua me la consegna gli abiti. I grani del rosario. Bisogna andarla a cercare lì. Proviamoci. Ah, qua c'erano i funghi. Li ricordate i funghi? Ok, grani del rosario, chi li aveva mangiati, grani del rosario, e lucenti testa di qualcosa, lucenti testa di qualcosa suona malissimo. Ehi, no, non ti arrabbiare, poi non volevo farti niente, no? Non volevo farti niente di male, ma... Perché ti sposti male, dai, fai la brava. Guarda te. Borsa di spore, ma tienitela. Curati, va. Vorrei sapere però dove sono i mostri. Eccoli qua, lucente a testa tenaglia. Qua. Caspita però. Siete resistenti, eh. Mettetela come volete, ma mi fate un sacco di male. Mamma mia. Grani del rosario. Quanti te ne devo riprendere? 3, meno male, perché sono
abbastanza. Devo aspettare un attimo di curarmi, perché se no rischia che l'altro nemico qua mi faccia le feste. No, no, stammi lontano. Ok, sto andando un po' meglio. Dai. Ah, questa è andata un po' meglio. Manca ancora uno. Lo prenderemo da questo. Per Dio, non mi attaccare. Quell'altro lì non mi attacchi. Ok. Perfetto. No, 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 che c'è gente qua che mi sta attaccando. Andiamo a riconsegnare sta quest e per ora stoppiamoci, perché poi... Ah, questo tanto devo riconsegnare qualcosa a te. Venite velocemente. Fate in fretta. Venite velocemente. Ok. Grazie. Venite veloce. Fate in fretta. Ok. Dicevo, torniamo là, consegniamo la quest e ci stoppiamo per questo episodio. Anche se non è stato molto interessante. Quando mi ero fermato la volta scorsa là in quel posto, nel posto là, l'obelisco di Afira o Afira, Pensavo che le cose sarebbero... Ho stoppato dicendo, beh, qua adesso c'è un dungeon, un boss. Invece, ragazzi, non c'era un... C'era un beneamato piffero. Quindi, insomma, è stata anche colpa mia. Però, devo dire, ragazzi, questo gioco è abbastanza noioso. Ok. Andiamo qua le perle del suo rosario. Cosa rosario, posso qua. Fare per voi? Toh, prenditi le tue perle. Non siamo ancora neanche arrivati al 9, ragazzi. Oh, mio Dio. Beh, ragazzi, che dire, per questo episodio direi che è tutto. Scusate se non è stato il massimo, davvero, cioè sono io il primo ad ammetterlo. Spero che i prossimi, se ce ne saranno, perché bisogna valutare anche questo. Se il gioco entro un massimo un altro paio di video non prende una piega decente, non ha neanche senso continuare la serie, conviene concentrarsi su altro, anche se un po' mi dispiace. Comunque, lasciatemi i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. E niente, qua dal vostro Felice per la rubrica Happy Gamer è tutto. Iscrivetevi al nostro canale, continuate a seguire EveryEye e ci vediamo al prossimo video. Bye bye.